Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di nuovo di Porsche. Sì, perché Porsche? Perché ho deciso così. Quindi oggi... Ah no, scusate, questa è la Mini. Eccola qua. Sì, avevo sbagliato un attimino. Il colore è simile, però vedete, è un colore comune. Un colore da chiunque. E poi di qua comunque c'è un colore nobile. Quindi voi porscisti mi capite, per gli altri mi infameranno. Quindi va bene, accetto tutto, non importa, ci sta, bravi, grazie per queste infamate, grazie. Dunque, oggi sono qui per parlarvi di Porsche, però non di Porsche come macchina se per sé, un pochino sì, ma perché fare il Porsche Approved? Cos'è il Porsche Approved? Il Porsche Approved è una garanzia aggiuntiva che viene fatta sulla macchina. Perché viene fatta questa garanzia? Per salvaguardare appunto l'auto. Quindi se abbiamo un problema, la Porsche Approved lo dovrà risolvere. Dipende cosa ovviamente. Poi ci arriveremo piano piano, vi dirò cosa è compreso, cosa non è compreso, quanto costa, quanto non costa. Ora ci arriviamo. Un attimino, sta calmo. Nel frattempo, qui sotto iscriviti al canale, metti un bel like e accendi la campanellina e poi dillo a tutti. Ah, babbo, mamma, sorelle, cugini, zie, nipoti, mogli, fidanzati, tutti. Ha detto? Oh, ti senti meglio a fare una cosa del genere. Bravo! Ma partiamo dalle basi. Allora, il Porsche Approved, se ancora la macchina non è in garanzia, quindi non è nuova, si può fare solamente in alcuni casi. Ovvero, la macchina deve avere tutto lo storico completo in Porsche. Quindi deve avere tutti i tagliandi eseguiti da Porsche ufficiale, se no non viene fatta. Per farla, se la macchina la compriamo usata, la macchina deve passare 111 controlli, quindi abbastanza. Sono tanti controllini che però giustamente loro fanno per salvaguardare appunto le spese, sono utili, quindi ma vanno fatti per forza. Altra condizione che loro ci mettono: la macchina non deve avere più di 15 anni e più di 200.000 km, se no la macchina, anche se hai lo storico, non viene passata in Porsche Approved. Poi, punto 3, si divide in tre step, ovvero lo possiamo pagare un anno, due anni o tre anni, tutti insieme. Se la macchina non è ancora in garanzia, dobbiamo pagare 360 euro in più, mi sembra, per appunto l'ispezione e altre cose. Ma se noi la rinnoviamo sempre allo scadere, questi 300 e passa euro vengono tolti, quindi di conseguenza si ridurrà il prezzo da pagare per rinnovare la garanzia. Sì, ok, ma quanto costa? Ora te lo dico, o mi dai tempo? Allora, ovviamente un anno costa meno. In questo caso, quindi nel caso specifico della Macan S, costa intorno a 1.100 euro annuali. Due anni raddoppiate, tre anni triplicate all'incirca, i prezzi all'incirca sono quelli, ma possono variare da modello a modello. Quindi se comprate un Carrera, un Cayenne, un Boxster, un Cayman o una Taycan, quello che vi pare, i prezzi possono cambiare. Non le so di preciso, perché io ovviamente mi sono informato nello specifico per la mia macchina, però sappiate che cambiano. Cosa fondamentale per i pistaioli: quindi se voi andate in pista, la Porsche non vi copre la garanzia, mi raccomando, questo è giusto saperlo. Purtroppo lo so, comprate un Carrera, comprate un GT3, un GT2, un Turbo, volete andare in pista, un Boxster, quello che vi pare, perché giustamente comunque sono macchine adatte anche per l'utilizzo in pista, anzi, ottime per l'utilizzo in pista. Questa no, purtroppo, vabbè. Però Porsche non vi pagherà poi danni se succederà qualcosa. Purtroppo c'è questa piccola cosetta. Ma a parte questa cosa qui, veniamo un attimino a cosa copre. Allora, innanzitutto copre sia pezzi di ricambio che manodopera. E già questo, siamo tranquilli. Non succede nulla, ma se succede qualcosa, non so se vi ricordate quello che mi era successo a me all'Audi A7. Ci sono dei video nel canale, ma in ogni caso ve lo lascio qua sotto in descrizione, dove vi racconto tutto l'accaduto, che poi la macchina è stata riparata in Audi e tutto il resto, tutto fatturato, tutto lavoro fatto bene, quello che vi pare. Però comunque ho dovuto sborsare una bella cifra, cosa che non volevo spendere, non era prevista. Vi dico già che all'incirca, se fate tutto, ma tutto in Audi,
Io ho avuto un problema alla pompa del gasolio, quindi pompa, iniettori, pompa del serbatoio e quant'altro. Fate all'incirca 6-7 anni di Porsche Approved sulla macchina. Quindi, insomma, vi consiglio vivamente di farla. Poi se non succede nulla, però almeno dormite tranquilli. I pezzi sono esclusivamente originali, perché ovviamente da Porsche non potete prendere pezzi di concorrenza. Non avete la franchigia né limiti di chilometri, se ovviamente la garanzia è già attiva. È trasferibile al nuovo proprietario. Se noi decidiamo di vendere la macchina, possiamo tranquillamente venderla con la Porsche Approved. Attenzione però, perché qua ci sono passato io, quindi vi posso dire con certezza cos'è successo. Allora, se io avessi comprato questa Macan e era sprovvista di Porsche Approved, però comunque aveva tutto lo storico in Porsche Bergamo. Quindi cosa è successo? Il proprietario si è andato a informare, perché io la volevo la garanzia per una sicurezza mia, visto cosa era successo all'Audi. Allora l'ha dovuta fare lui. Perché l'ha dovuta fare lui? Perché se la fa il proprietario attuale non bisogna aspettare nulla. Cioè, lui la macchina va, fa i controlli, 111 controlli, e lui me la può vendere a me tranquillamente con la garanzia sopra. Viceversa, se lui me l'avesse venduta a me e io dopo avessi fatto la garanzia, sarebbe stato più un problema, perché sì, la macchina me la passavano comunque in garanzia, però dovevo aspettare 3 mesi. Non lo so perché, queste sono le politiche di Porsche. Quindi mi raccomando, se dovete venderla o se volete acquistarla, mi raccomando su questa cosa, perché è molto importante. Io la volevo categoricamente una cosa del genere, quindi ho preferito farla fare subito al proprietario, ma comunque stare tranquillo. Sì Francesco, tutto bello, va bene, ricopre tutto, tutto bello. Ma cos'è che non è compreso nella Porsche Approved? Non sono compresi ovviamente i pezzi di usura. Cosa? Pasticche, tergicristalli, gomme e quant'altro, che ovviamente si consumano andandoci, e quindi questi pezzi qua non sono compresi nella garanzia. Vediamo però i problemi che ho riscontrato su questa macchina. Non sono dei problemi grandi, però comunque li ho riscontrati. È una macchina, quindi ci sta tutto. Non è che per forza una Porsche la paghi tanto, allora devi essere esente da ogni problema. No, non è così, come possono pensare tanti, che magari vedono c'è la Porsche, c'è una Ferrari, c'è l'altro, e allora se succede qualcosa vuol dire che è un troiaio. No, è una macchina, e le macchine si possono rompere. Mettetevelo in testa, che tutte le volte me lo scrivete, tutte le volte me lo dite. Vi dovete mettere in testa che sono macchine, e qualsiasi macchina si può rompere. Come coglioni, perché ogni tanto me le rompete quando mi dite queste cose. Ma detto questo, io vi voglio bene lo stesso. Andiamo avanti, vi racconto un attimino appunto i difetti e i problemi che ho trovato su questa auto. Il primo problema che ho avuto è stato quello della AdBlue. Non è stato niente di grave, però comunque mi si è accesa una spia, avaria AdBlue, dopo 1000 km la macchina non si metterà più in moto. Un messaggio del genere. Quindi sono andato in Porsche, l'ho dovuta lasciare col carro attrezzi perché non volevo rischiare, e comunque non avevo un passaggio per il ritorno. Quindi sono andato là col carro attrezzi, hanno fatto un aggiornamento del software e l'errore è sparito. Non era nei nebulizzatori, non era nella pompa dell'AdBlue, non era nella centralina dell'AdBlue, non era nulla di tutto questo. Era fortunatamente un problema d'aggiornamento che è stato risolto e non mi si è più ripresentato. Ma mi si è ripresentato però il nervoso. Perché dovete mettere l'AdBlue? A cosa serve? A inquinare meno? Ma fatela finita. No, questa cosa non la tollero e non la tollererò mai. Quindi AdBlue, pollice in giù. Detto questo, quale altro problema mi è venuto? Si è presentato un bel problema, ovvero, se vi ricordate, siamo andati alla Crazy Run. Ovviamente vi lascio tutti i video qui sotto, tutti i link per andare a vedere i video della Crazy Run. Cos'è la Crazy Run? La corsa più pazza d'Italia e quella più bella, che incrociando le dita forse il prossimo anno riusciamo a fare. Basta, ho detto altro. Forse. Quindi, cosa è successo? Andate a vedere la Crazy Run, si stava tornando verso Selva di Val Gardena, ci siamo fermati a Corvara. Nel frattempo, nel qualche tornantino, mi si è accesa la spia del controllo del radar davanti, così, che non era disponibile. Ho detto, boh, vabbè, magari ha svisionato lui, non lo so. Poi mi si è spento. Ci siamo fermati, al centro a Corvara,
Sono sceso di macchina, la volevo chiudere con il pulsantino della chiave, non si chiudeva. Vabbè, lasciamola aperta, tanto siamo qui. Siamo andati poi a fare il biglietto e nella macchina magicamente non si apriva più. Quindi ho detto, ma sarà la batteria scarica. Vai a cercare la batteria della chiave, cambia la batteria, non si apriva. Vediamo, cos'è successo? Cos'è successo? Se non è successo, alla fine abbiamo dovuto chiamare fortunatamente un'officina che era lì. È venuta ad aprirla, voi mi dite, ma la puoi aprire da qui? Ora vi faccio vedere cosa c'è. Vedete qui sotto? C'è un buchino, non so se si vede. Ecco, questo buchino serve per l'alloggiamento della chiave fisica. Il problema qual è? Che non girava. C'era un tappino che ovviamente tappava il buco della chiave, l'abbiamo dovuto sfilare, e poi mettendo la chiave dentro, girandola, non si girava. Abbiamo preso un pappagallino, piano piano, niente, non si apriva nemmeno così. Allora, a quel punto ho detto, ho la Porsche approved, ho l'assistenza, chiamiamo l'assistenza. Quattro chiamate, nessuna risposta. Alla quinta mi rispondono, dicendomi che mi avrebbero fatto contattare il prima possibile da un operatore. Ora sono passati quasi 2 mesi, sto sempre aspettando la chiamata dall'operatore. Ecco, quindi ok pagare, ok dormire tranquilli, però il servizio assistenza è stato abbastanza scarso e questa cosa qui mi ha fatto girare abbastanza i coglioni, perché non se lo possono permettere una cosa del genere. Quindi se te mi fai pagare una cosa, te mi devi dare un servizio, mi devi mantenere questo servizio qui, cosa che purtroppo non è stato. Comunque, morale della favola, cos'è successo? Siamo andati poi da questa officina, ci hanno dato dei cuscinetti. Sono dei cuscinetti di gomma che vanno messi qua dentro, vi faccio vedere. Fra i montanti, qui e qui e qua. Cosa succede? Vengono messi questi cuscinetti e poi con un tubicino e una pompa, quella per la pressione, si gonfiano e la porta si allarga leggermente. E da lì potete poi entrare dentro, aprire la maniglia e tutto il resto. Ma la nostra non si è aperta, perché ovviamente, non si sa perché non si apriva. Allora abbiamo escogitato un piano. Abbiamo legato la chiave e fortunatamente il blocchetto della chiave d'accensione è nella parte sinistra, meno male Porsche. Forse non era per legare, ma era perché se rimanevano chiusi l'hanno fatto per questo motivo qui. Vabbè, comunque abbiamo legato la chiave a un flessibile, a un tubo flessibile, abbiamo messa dentro al cruscotto e abbiamo aperto la maniglia e finalmente ce l'abbiamo fatta. È stata abbastanza una rogna. Poi, quando sono andato a fare il tagliando, video qua sotto in descrizione, cosa è successo? Glielo ho detto e la risposta è stata che potrebbe essere stato una variazione di segnale, tipo un cancello, un ricevitore di un cancello, un ricevitore di qualcosa che abbia un attimino scodificato questa cosa qua e l'ha mandato in cortocircuito. Non è stata una bella cosa perché siamo stati 2 ore e mezzo fermi e soprattutto qual è stata la cosa che mi ha fatto pensare? Ora io non ho figli, non ho niente, ok, ma se avessi avuto un figlio dietro, sotto al sole, con la macchina chiusa, che si era chiusa da sola, ok, a quel punto spaccavo il vetro. Però, ecco, questa cosa qua non mi è andata per niente a genio. Quindi, non lo so, sarà un caso, però è una macchina che si può rompere, però questa cosa qui non mi è piaciuta per nulla. E soprattutto non mi è piaciuto che non mi abbiano risposto tutte quelle volte alle chiamate che ho fatto e nemmeno ricontattato dopo. Io al momento il problema non si è più ripresentato e spero che non si ripresenterà più. Se no, anche da nervoso, penso spaccherò il vetro, anche se non c'è nessuno dentro. Vabbè, ma queste tante voi dite, cazzi tua, è tua, lo so che è mia, ma poi mi tocca ripagarla, siete cattivi, va bene, dai. E niente ragazzi, lo so, forse mi sono dilungato un po' troppo, però era giusto che vi spiegassi per bene a cosa serve la Porsche Approved, i vari problemi che ho riscontrato io personalmente sulla mia macchina in particolare, quindi non dico che tutte le macchine hanno questo tipo di problema, però comunque io ho riscontrato questi problemi qui e mi fa piacere comunque condividerli con voi. Spero sia stato utile, io vi consiglio vivamente di fare la garanzia, pagate, però perlomeno state tranquilli, succede qualcosa, vi portate la macchina e loro ve la ridanno con i pezzi nuovi, originali e con un bel lavoro fatto, garantito. Quindi, che dire, fatela. Come dice Tom Sangri, fatelo ninja da tavola, fatelo. Ragazzi,
è stato bello ancora stare qui con voi. Ci vediamo nel prossimo video. Scusate se sono un po' latente in questo periodo, però è estate, voi andate fuori, andate al mare, andate a mangiare la pizza, e poi a settembre si fanno conti, però, che avete la pancetta, siete tutti abbronzati, state a casa, è lì che viene Franciliero, è lì che viene Franciliero, e voi mi guarderete lì, me lo auguro, me lo spero. Quindi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. E mi raccomando, fatemi questo favore, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e metti un bel like o anche un dislike. Non ce ne frega niente. L'importante è che tu abbia guardato questo video e che ti sia piaciuto. Alla prossima, ciao!